tirapolvere da compagnia! Evviva, la scuola è finita! Che bello, nel compito di oggi non ho fatto nemmeno un errore! Dai, prendi! Sentite, ragazzi, perché non vi fermate un attimo a casa mia? C'è una cosa che vorrei farvi vedere! Davvero? E di che si tratta? Già, che cosa vuoi mostrarci? Non ve lo dico, lo scoprirete una volta arrivati! Dai, spieghiamoci! Ma quanto tempo ci mette? Che cosa starà facendo? Cos'è quello? Guardate quanto è carino! È un gatto? Vieni! Oh, forse è un cagnolino! Ma quanto sei sciocco, non lo vedi che è un gatto? Però i gatti non danno la zampa in quel modo! Allora? Cosa ne dite? Siete sorpresi? Signori, vi presento Lucky! È un himalayano di razza pura con tanto di pedigree! E così tu saresti un gatto himalayano? Sì, è una forza, vero? Lucky, ora salta! Su due zampe! Guardate bene! Bang! Oh, incredibile! Caspiterina, l'hai addestrato davvero bene! Quanto è bravo! Sì, mi ci è voluto un po' di tempo per insegnargli a obbedire, ma per fortuna è intelligente proprio come me! Certo, per arrivare a questo punto ho impiegato tutta la mia pazienza e il mio amore, e comunque sia, ne è valsa la pena! Dai, gira in tondo! Anche a me piacerebbe tanto poter tenere un animale in casa da addestrare con amore e pazienza. Lascia perdere, non fa per te, ti annoieresti dopo un minuto. Quel presuntuoso si sbaglia, se avessi un gatto gliela farei vedere. Ehi, ma io ce l'ho già un gatto. Dammi la zampa. Ma che ti è preso? Su due zampe, poi gira, accuccia. Bravo, cagnolino. Smettila ora, dovresti farlo tu, non io! Non farmi ridere, perché dovrei comportarmi come un cane ammaestrato? Tu sei il mio gatto, quindi io ti devo addestrare. Sei pronto? Salta! E adesso mettiti seduto. Basta, dacci un taglio, io non sono un animale da circo. Forse avevano ragione loro. Ma che cos'è? Senti, mamma, avrei una piccola richiesta da farti. Sappi che non ti darò alcun anticipo. Aspetta la fine della settimana per avere la tua paghetta. No, non voglio soldi. Volevo solo chiederti se ti piacciono i cuccioli. L'ho già detto mille volte, te lo ripeto adesso. Non voglio animali in casa, chiaro? Sì, sì, va bene, va bene. Ehi, Nobita? Mi spieghi perché non me l'hai detto subito che volevi un cucciolo da tenere qui in casa? Lascia perdere, tanto non potrò mai avere un animaletto tutto mio. Ehi, aspetta un attimo! Sei sicuro di volere un cucciolotto da addestrare? Ne sono sicurissimo! E non ti stancherai di lui dopo il primo entusiasmo? No, no, ti do la mia parola! Ok, mi hai convinto! Le caramelle crea cuccioli! Se gli dai da mangiare le caramelle e lo addestri bene, l'aspirapolvere diventerà un cucciolo! Ma siccome per adesso è ancora una macchina, dovrai avere molta calma e pazienza! E dovrai anche metterci tanto amore! Stammi bene a sentire, cucciolo. Adesso sdraiati. Sì, bravo, così. Ti darò un premio. Bene, ora fallo di nuovo. Senti un po', Doraemon. Ti rendi conto di cosa stai facendo? Parli con l'aspirapolvere. Sì, lo so. Ma per piacere. Va bene, lo farò anch'io. Avanti, alzati in piedi. Ma non si muove. Ci vuole amore e pazienza. Ecco, guarda, devi fare così. E se fai il bravo, ti do una caramella. Adesso lo rifacciamo. Molto bene, continua così, con amore e pazienza. Alzati in piedi. Bravo, ed ecco la ricompensa. Ok, adesso fa un giro su te stesso. Alzati. Mamma mia, che fatica, non si vuole proprio muovere. Adesso faccio sul serio, mettiti in piedi! Uffa, non stavo dicendo a te, zuccone! Guardalo! Su, da bravo, in piedi! Continua, ce la puoi fare! Dai, ancora una sforza! Sì, ci sei! Dai, non ti arrendere! Ancora un po', coraggio, siamo tutti con te! Ci sei quasi! Avanti! Bravo! Sì, evviva, ce l'ha fatta! Che cosa aspetti, Nobita? Dagli la caramella come ricompensa! Sì, hai ragione! Tieni, sei stato bravo! Ah, mi fai il solletico! Ci vogliono pazienza e amore, non è vero? Adesso sa chi è il suo padrone e ricorderà tutto quello che gli insegni! Così mi spettini!
Senti, scusa, non ti sembra che sia arrivata l'ora di dargli un nome? Già, me l'ero quasi dimenticato. Vediamo, come lo potrei chiamare? Visto che ha un aspirapolvere, che cosa ne pensi di Spiro? Spiro? Perché no? Mi sembra azzeccato. Allora è deciso, da adesso in poi ti chiamerai Spiro. Di un po' ti piace il tuo nome? Devi impegnarti a insegnargli tanti begli esercizi, così quando Janice e Unio lo vedranno non crederanno ai loro occhi. Giusto! Allora cos'è? Vogliamo vedere il tuo cucciolo. Ti sei dato un sacco di aria e hai detto che gli hai insegnato a fare dei numeri. Su, avanti, facci vedere questo fenomeno. Ma... scommetto che è un cagnolino e sentiamo com'è. Se ci tieni a saperlo, è carino, abbastanza robusto, molto lucido e vuole che le cose siano ben pulite. È di razza pura, ce l'ha il pedigree? Non credo che abbia niente di simile, però... ah, di sicuro ha la garanzia. Come la garanzia? Adesso smettila con le tue sciocchezze e facci vedere questo misterioso animale ammaestrato. E datti una mossa! Io non vedo l'ora di sapere che tipo di cucciolo hai. Coraggio, chiamalo. Spiro, su, vieni qui! Spiro, alzati in piedi. E adesso gira. Che forza, è divertente. E non è ancora tutto. Oltre a essere carino è anche molto intelligente. Ammettilo, Suneo, è di sicuro molto più sveglio del tuo gatto. Però un aspirapolvere non è un animale da compagnia. Cucciolo! Wow, mi sono divertito un sacco! Anch'io! Spiro si è già molto affezionato a te! Non pensavo che un aspirapolvere potesse essere così simpatico e divertente! Oh, lo credo bene! Ma che cos'ha? Oh? Sembra che si sia addormentato! Poverino, doveva essere proprio sfinito! Vieni, lasciamolo riposare! Ok! E questo? Che cosa fa qui l'aspirapolvere? Deve averlo lasciato Nobita. Quel ragazzino è terribile. Aiuto, Nobita! Mi vuole aspirare, aiuta! Mettila, Spiro! Lasciala! Devi scusarlo, mamma. Non voleva spaventarti. È che lui crede di essere un cane da guardia. Un cane da guardia? Ma non dire sciocchezze! Non lo vedi che è un semplice aspirapolvere? Che pasticcio! Se alla mamma non piaci, non potrai restare qui in casa con noi! Aspetta, dove vai? Torna qui! Non posso crederci, si è messa a pulire il pavimento per farsi perdonare. Nelle pulizie di casa di sicuro è l'esperto numero uno. Beh, adesso la mamma non può più avercela con lui. Sì, forse hai ragione. Avere un aspirapolvere al posto di un animale da compagnia è comodo. Lo teniamo. Un momento. Prima vorrei sapere dove sono finiti il giornale e la rivista che stavo leggendo questo pomeriggio. Oh no, che guaio, credo che Spiro li abbia risucchiati. Hai visto? Se non impara a distinguere la spazzatura dal resto, mi dispiace per te, ma non puoi tenere quella aspirapolvere. Ma mamma... Non discutere, ho detto di no e non cambierò idea. E adesso fatelo ridiventare un normale aspirapolvere come era prima. Ma Spiro si era ingegnato così tanto. L'ho cercato dovunque, per tutta la casa, ma non è da nessuna parte. Proviamo fuori. Sì, l'ho visto poco fa. Davvero? Aveva un'aria così abbattuta, è andato da quella parte. Sai, ho il sospetto che sia scappato di casa. È scappato? Già, devi aver sentito le parole di tua mamma. E adesso che cosa facciamo? Non possiamo abbandonarlo a se stesso. Così, chi lo trova ce lo riporterà. Lauta ricompensa chi ci riporterà il nostro adorato aspirapolvere rosso di nome Spiro. Beh, speriamo che funzioni. Forza, andiamo ad attaccare gli altri manifesti per le strade. Ok. Ma sono sempre contraria a tenerlo con noi.
Adesso torniamo a casa. Chissà, magari qualcuno l'ha trovato e ha già telefonato. Aspetta, forse so dove Spiro. Sì, deve essere lì, me lo sento. Dobbiamo andare a vedere, sono sicuro che lo troveremo lì. Va bene, ma dove? Aspettami! Purtroppo la mamma di Nobita non voleva tenere Spiro come animale da compagnia. E così è tornato a essere un normale aspirapolvere. Però ogni tanto Nobita apre il ripostiglio e lo chiama con affetto, accarezzandolo come un amato cucciolo. Ti vorrà sempre bene.